La questione degli autografi io la prendo per com'è, cioè non mi dà nessun peso farli, non mi gasa, non mi mette a mio agio più di tanto, è una cosa che faccio, si può dire, volentieri, tranquillamente, perché so che a certa gente può far piacere una mia firma. Io non ho mai cercato autografi in vita mia, però mi rendo conto che c'è una forma di attaccamento che presuppone anche questa cosa. Io sono stato bambino fino a 18 anni. Giocavo ai soldatini. No, boh, non lo so, guarda, io intorno ai 15-16 anni penso di aver cominciato a subire qualche attrattiva particolare nei confronti della musica, quella di un certo tipo. Tutto questo ho avuto modo di spiegarlo anche in altra sede, dovuto probabilmente alla fascinazione che mi provocavano in me certi dischi che io avevo modo di vedere andando a trovare una famiglia di cugini. Insomma, è nato tutto da lì probabilmente, dalle copertine che mi passavano per le mani. Ricordo una copertina di cui non saprei dire qual era il gruppo, comunque c'erano degli uomini disegnati, sicuramente molto hippie, però io all'epoca non identificavo in hippie, erano le persone che guardavo, giravo questa copertina, l'aprivo. Erano dei mondi comunque che la mia fantasia adolescenziale elaborava. E da lì è nata questa infatuazione per la musica. Poi penso che l'idea di suonare sia venuta in una maniera banale, forse, cioè una sorta di, come dire, cercare di tirare fuori con le mie mani quello che mi appassionava all'ascolto. In realtà poi questa esigenza è presto diventata un'altra, cioè quella di assecondare una cosa che pulsa in me più di ogni altra probabilmente. Mi ritengo molto fortunato nel fare quello che faccio. Come tutti i ragazzi delle scuole superiori penso di aver scritto la mia poesia ogni tanto. Poi ho abbandonato molto in fretta questa cosa perché mi sembrava un po' patetica. No, io ho iniziato a scrivere perché c'era la necessità di mettere dei testi nelle canzoni. Però molto presto ho scoperto che questa cosa la volevo fare con il massimo risultato possibile, cercando di ottenere il massimo risultato possibile. Quindi gioco forza è stato che mi andasse un casino di sbattermi per fare delle cose interessanti. Quest'anno no, perché era in programma, avevamo deciso di sbatterci per questa cosa perché il disco non è distribuito fuori, quindi quando decidi di andare a suonare fuori a queste condizioni sei automaticamente consapevole che lo farai per pochissima gente. Avevamo deciso, come dicevo, di fare questa cosa, poi in realtà sono scattati dei tempi diversi, la tournée è partita dopo,
E quindi abbiamo deciso che non avevamo più voglia di farlo, proprio soltanto una questione di tempi che non sono stati mantenuti per colpa di nessuno, e non c'era più la voglia di farlo. A questo punto aspetteremo il terzo disco, che sicuramente avrà distribuzione straniera.